Il macchinario Pectoral Machine è uno dei più famosi all'interno delle sale attrezzi di tutta Italia. È anche uno dei macchinari più proposti nelle schede di allenamento, specie nei principianti. Attorno a questo esercizio nascono alcuni dubbi, non tanto per quanto riguarda l'attivazione muscolare, quanto per il rischio articolare, in particolare per l'articolazione della spalla. Nel video articolo di oggi cercheremo di capire se effettivamente il macchinario è rischioso, per quali soggetti è meglio evitarlo e per quali invece può essere proposto in tranquillità. Partiamo quindi a dirimere la questione dall'aspetto puramente biomeccanico. L'esercizio Pectoral Machine si compone di un'adduzione dell'omero lungo il piano orizzontale e tale adduzione viene eseguita in completa extra rotazione di spalla con i gomiti flessi. Gli aspetti critici di questo tipo di esecuzione sono essenzialmente due. Il primo aspetto critico è che tutto il peso, spesso elevato, grava a livello del gomito, creando una leva articolare che spinge la testa dell'omero anteriormente. Il secondo aspetto critico è che per raggiungere una tale posizione senza compensi è necessaria una ottima mobilità scapolo-omerale in extra rotazione. Quindi il primo punto fondamentale da tenere in considerazione è, prima di proporre l'esercizio, assicurarsi che la persona abbia un'ottima mobilità in extra rotazione per evitare che metta in atto una serie di compensi, tra cui un'eccessiva estensione del tratto lombare della colonna. Il secondo aspetto critico invece da tenere in considerazione è che tale esercizio va assolutamente limitato ed evitato per tutti quei soggetti con problematiche passate alla spalla, soprattutto problematiche legate all'instabilità, per esempio sublussazioni e lussazioni di spalla. Questo perché la leva articolare, come visto, spinge la testa dell'omero anteriormente, forzando la capsula articolare anteriore, che è quella lesionata durante una lussazione anteriore di spalla. Quindi, senza fare del terrorismo, l'esercizio Pectoral Machine in questa modalità deve essere limitato per tutti questi soggetti di cui abbiamo appena parlato. Per quanto riguarda l'attivazione muscolare, sicuramente il gran pettorale nei fasci clavicolari esterno-costali è il muscolo principale che si attiva. In conclusione di questo video articolo, possiamo dire che con alcuni modelli di Pectoral Machine è possibile aggiustare l'esecuzione per farla rientrare all'interno della fisiologia articolare. Per fare ciò, basta far impugnare il cuscinetto con le mani e simulare delle croci ai cavi, mantenendo sempre un assetto scapolare corretto, evitando di anteporre le spalle durante il movimento di adduzione orizzontale ed evitando quindi il grosso difetto del macchinario classico, che prevede una spinta, come visto, a livello del gomito che crea una leva articolare anteriormente alla spalla. Riassumendo in pochi punti ciò che bisogna portarsi a casa da questo video articolo, possiamo dire che l'esercizio classico Pectoral Machine eseguito nella variante classica, come si vede spesso in palestra, è da limitare per tutti quei soggetti con una storia clinica di dolore alla spalla, in particolare di lussazioni e instabilità. Per tutti gli altri è bene evitare di fare del terrorismo. L'esercizio può essere proposto con criterio all'interno di una programmazione annuale. Secondo punto, l'esercizio, il macchinario, qualora lo permetta, è bene utilizzarlo con questa modalità di esecuzione, simulando delle croci ai cavi e inserendo tale esercizio per variare gli stimoli muscolari e gli angoli di lavoro.